Il coraggio di combattere questa terza guerra mondiale contro la pandemia, contro questo virus che ha messo in ginocchio il mondo e che ci ha costretto a cambiare le nostre abitudini. L'orgoglio che ci aiuta a raccontare storie, esperienze e sensazioni. L'ebook solidale ci aiuterà probabilmente a comprendere, immagino tra qualche anno, quando tutto questo sarà finito, che cosa abbiamo veramente vissuto? Cercheremo di capire il senso di questa iniziativa con una sintesi di queste testimonianze che troverete appunto nel video, a cominciare dalle persone, da coloro, dagli enti che hanno sostenuto questo progetto. È il racconto di una comunità che riesce evidentemente nell'emergenza a trovare, o meglio a ritrovare, quel senso di appartenenza che dovrebbe sempre avere, ma che in altre occasioni purtroppo è venuto meno. Fra le tante lezioni che la pandemia ci consegna, c'è anche il riaffermare in maniera molto forte il valore e l'importanza dell'informazione. Durante questi mesi, ormai quest'anno, i giornali, e intendo tutti i giornali, quelli cartacei, digitali, televisivi o radiofonici, hanno riconquistato una centralità nelle nostre vite che poggia sostanzialmente su due pilastri. Il primo è legato alla missione stessa dei giornali, fare informazione. Può sembrare un'osservazione banale, cosa deve fare un giornale se non dare notizie? È vero, ma quello che abbiamo imparato e impariamo ogni giorno è che poter disporre di informazioni serie e verificate rappresenta un aiuto molto importante per muoversi in questi tempi confusi. In attesa di poter essere tutti vaccinati, la conoscenza diventa già di per sé un dispositivo di protezione individuale, perché ci aiuta a fare scelte più consapevoli e più ragionate. E questo ebook offre in questo senso amplissime e documentate testimonianze di questo ruolo. E nel fare questo, nel fare informazione, qui vengo al secondo pilastro, i giornali però svolgono anche un altro ruolo, quello di mettere in connessione le persone. Contribuiscono cioè a rendere più forte, più saldo, più vivo quel tessuto sociale che l'emergenza sanitaria ha indebolito profondamente. Profondamente sottoposto a uno stress fortissimo. La conclusione a questo punto, a mio avviso, è chiara. Si può decidere di vivere senza leggere i giornali, ma dobbiamo sapere che questa scelta equivale a spegnere la luce e muoversi nell'oscurità. E sappiamo bene che quando ci troviamo al buio e ci muoviamo al buio, siamo tutti più soli e più vulnerabili, due condizioni che sarebbe assai prezioso riuscire a evitare in questa fase. Ho pensato a lungo a cosa dire in questo video. Direi che di parlare di futuro. Mi sono chiesta che cosa penseremo tra 20 anni di quello che stiamo affrontando adesso, di cosa lasceremo ai ragazzi, ai giovani, ai bambini che nascono oggi. Un ragazzo che nasce nel 2021, cosa penserà di noi? Cosa leggerà di noi? Per questo chiedo a tutti di avere più senso di responsabilità. Per prima lo chiedo a me stessa per il lavoro che faccio, perché un giorno quello che si leggerà sulla stampa sarà quello che leggerà questo ragazzo di 21 anni, di 22 anni, quello che ho scritto io, e su quello che raccontiamo lui si farà un'idea di quello che siamo stati. Io sono stato su due fronti, sia in prima linea che colpito dal Covid, e devo dire che è stata veramente una tragedia, perché ho vissuto in tutti i due modi questa esperienza. Che dire, il 27 di ottobre è cambiata la mia vita. Ho ricevuto una telefonata dalla direzione sanitaria che mi diceva che ero positivo al Covid. Da quel momento un incubo, in quanto tornato a casa, mia moglie, che già da qualche giorno stava male, è stata portata in pronto soccorso, anche lei con il Covid. Dopo qualche giorno mia madre e dopo una settimana anche mia figlia.
ho patito una sofferenza interna che mi ha creato veramente danni psicologici. Non a caso sto seguendo un percorso psicologico e devo ringraziare la mia azienda che mi ha messo a disposizione degli operatori, dei professionisti che mi stanno seguendo dal punto di vista psicologico. Il mio pensiero è che per la scuola la pandemia ha rappresentato sostanzialmente tre cose. La prima è stato uno stress test gigantesco, nel senso che la scuola ha dovuto confrontarsi con una situazione globale, non soltanto nel mondo ma anche al proprio interno, che ha messo in luce tutti i punti forti e tutti i punti deboli dell'istituzione e del suo rapporto con il territorio, con le famiglie e con le persone che ci lavorano. La seconda cosa che è stata la pandemia per la scuola è stato un gradino tecnologico molto alto che abbiamo dovuto percorrere in salita. Dopo la pandemia la scuola non sarà più la stessa per quel che riguarda il proprio rapporto con le tecnologie e in particolare evidentemente per le tecnologie che ci permettono di comunicare a distanza, di fare lezione o anche di incontrarci. Il terzo aspetto su cui abbiamo riflettuto è stato il modo in cui la pandemia è stata per la scuola una prova d'amore. Stare dentro la scuola, con la scuola chiusa e i ragazzi altrove, e cercare comunque di mantenere dei ponti, di mantenere delle relazioni, di continuare a insegnare, è stato uno sforzo veramente enorme per chi ha lavorato nella scuola ed è uno sforzo che non avrebbe avuto successo se le persone non avessero messo qualcosa in più che il semplice dovere professionale. E io chiamo questo una forma di amore, di dedizione all'altro e non semplicemente di responsabilità lavorativa. Esattamente un anno fa, in questo periodo, stavo vivendo questa doppia esperienza di medico e paziente Covid. In realtà tutto è iniziato da una visita ambulatoriale di un nostro paziente con 39 di febbre e ricordo che il mio primo pensiero era stato facciamolo venire subito e visitiamolo. Anche se già si sapeva del Covid, la mia paura più grande era che fosse una tossicità da un trattamento nuovo che avevamo appena iniziato. Ho visitato il paziente che effettivamente aveva 39 di febbre da 3 o 4 giorni ed era in una residenza in Liguria e pochi giorni dopo si sono ammalate le mie figlie e anche mio marito, ma io ero completamente asintomatica e devo dire che è stato per me difficile realizzare che il mio tampone era veramente positivo. Ho fatto il tampone qualche giorno dopo, in seguito ai sintomi dei miei familiari e alla positività del tampone di mio marito. E ricordo che lì il mio primo pensiero è andato alle mie collaboratrici. Io collaboro con tre dottoresse, tutte e tre donne. Una, che era con me in ambulatorio quel giorno, era incinta. E quindi il mio pensiero, la mia paura, preoccupazione maggiore è stata per loro. E poi per la gestione clinica, perché chiaramente io sono stata messa subito a casa, non avevo la possibilità di venire al lavoro ovviamente, anche se ero completamente asintomatica, io sono rimasta sempre completamente asintomatica, ho poi perso i gusti qualche giorno dopo, però di fatto stavo veramente bene. E la mia preoccupazione maggiore è stata appunto per loro e per l'organizzazione in ospedale. Mi sentivo assolutamente impotente, avrei voluto dare il mio contributo, ma ero costretta a casa. E ricordo che in quei giorni ho realizzato quanto una vita normale sia in realtà un privilegio. Da allora nulla è più stato normale, ma noi la normalità la davamo per scontata. E proprio in quei giorni ho realizzato invece che normale è la cosa più bella che ci possa essere. Ho contratto il Covid nell'aprile del 2020, ad un mese circa dall'inizio della pandemia. I primi sintomi, la febbre, la tosse e fortunatamente, grazie ai medici che mi hanno assistito, sono riuscito ad avere una diagnosi e una terapia precoce, fin dai primi giorni.
Ciò nonostante, a seguito dell'aggravarsi della mia sintomatologia, sono stato ricoverato in un ospedale, che non è questo ospedale che vedete alle mie spalle, ma quello di Acquiterme, città dove vivo, dove ho lavorato per molti anni. E lì sono stato assistito in modo veramente eccezionale dai miei colleghi con cui avevo lavorato per molti anni, che mi hanno aiutato a superare un momento critico della mia vita che è durato circa un mese. Ricordo solo di quel mese un particolare, il primo compleanno della mia vita vissuto con estrema tristezza in ospedale. Poi, grazie ai medici, una guarigione rapida, una negativizzazione dei tamponi e poi la ripresa della vita normale, una vita in qualche modo gravata dal dubbio, dalla paura che questa malattia potesse dare degli esiti invalidanti ai miei polmoni, che fortunatamente non ci sono stati. Ad un anno di distanza abbiamo superato i 100.000 morti, 100.000 persone che io voglio ricordare e che io definisco i sommersi, riprendendo un'espressione di Primo Levi, il titolo di un suo famoso libro. Io mi ritengo un salvato. Noi diciamo grazie a tutti coloro che si sono prodigati per la lotta contro il coronavirus, ma soprattutto dobbiamo sentirci impegnati a far sì che questo sia per noi da esempio, che sia un esempio fattivo, concreto. Pensare che queste persone hanno rischiato, si sono date da fare con così tanto impegno, con così tanta professionalità, deve essere di stimolo per noi per far meglio, per essere più disponibili verso la collettività e per prendere esempio da queste persone. Quindi grazie, ma soprattutto il vostro impegno non deve essere vano per il futuro. La presentazione dell'ebook, I giorni del coraggio e dell'orgoglio, è senza dubbio un momento estremamente importante per la vita della Fondazione Solidale, permettetemi anche in generale per la nostra comunità. In questo ebook c'è lo spaccato di quanto è avvenuto, raccontato da medici, da infermieri, da pazienti, da insegnanti, da giovani. Noi consegniamo alle future generazioni questa raccolta di scritti, convinti di aver dato in questa maniera, in questo modo, un ulteriore contributo a rafforzare la nostra comunità.